Ciao, io sono Emanuele, sono studente di medicina del secondo anno e sono diabetico da più di 15 anni, quindi se hai bisogno di informazioni riguardo a come si gestisce il diabete o più in generale riguardo all'università o esami di medicina, sei sul posto giusto. In questo caso andiamo a vedere come si scrivono le tesine per l'università e so che è un argomento noioso, ma è utile perché è un po' diverso rispetto alle superiori, ma è anche in realtà simile. Io mi sono trovato a doverle scrivere per alcuni esami del primo anno, quindi in realtà può essere comodo sapere come si fa. Innanzitutto, diciamo che è simile a un tema argomentativo, ok? Mettiamola giù così. E che dipende da materia a materia, dipende se è una materia più discorsiva, dipende se è una materia umanistica, dipende se è una materia più scientifica, dipende da una serie di fattori, ma indipendentemente da quale facoltà tu faccia parte, dato che medicina è la facoltà più umanistica tra le varie facoltà scientifiche, perlomeno quelle che ho fatto io di tesine erano ad esempio su bioetica, psicologia generale o cose di questo tipo comunque, quindi non erano cose particolarmente impossibili. Quindi veniamo al come si scrivono. Punto primo, ti serve la tua tesi, cioè il tuo obiettivo da portare avanti, qual è il messaggio che questa cosa, questa tesina deve mandare, no? E in realtà quello che tu devi fare è semplicemente dire: ok, io voglio dire questo e lo voglio dire in questo modo, e con dire questo è il titolo barra quello di cui parlerai poi nella tesina o nel tema argomentativo, e in questo modo significa toccando quali punti, quindi toccare una serie di punti di uno stesso argomento, cioè della serie, non so, inquinamento, sparando un argomento a caso, tu puoi dire inquini. Abbiamo delle ripercussioni sull'economia e sul clima, per dire. Inquinamento, tu puoi dire anche è il risultato di una disgrazia che è successa in un'industria. Cioè, è la stessa cosa, ma visto da due lati differenti. Quindi devi scegliere tu da che lato vuoi mettere il tuo faro sull'argomento. Per quanto riguarda la porzione successiva, sono dei consigli molto molto banali in realtà, ma che possono essere utili, cioè in generale io parto dal dettaglio del mio tema di cui voglio parlare, perlomeno dove ho posto il faro io, e poi amplio. Questo serve per svolgere la sorta di antitesi, no? Cioè il fatto che sia un dettaglio, un particolare, una cosa che ti ha colpito di quel tema, cioè ti permette di partire da quel punto, ampliare raccontando tutto quello che ci sta intorno, quindi partendo dal dettaglio. Poi potrai ampliare tutta la situazione e una volta ampliata questo ti permetterà di far sembrare il dettaglio più importante o meno importante. Molto probabilmente risulterà meno importante in base a poi quale contorno tu gli vuoi dare. E questo dettaglio poi puoi o renderlo ancora più particolare, dando quindi ulteriori informazioni spiegando perché è più importante rispetto ad altre nozioni che hai già dato, oppure puoi semplicemente metterlo all'interno di un sistema più ampio e quindi partire da un piccolo per arrivare al grande, dove il grande è il tuo tema in questo caso. Puoi fare entrambe le cose, io personalmente preferisco dal piccolo restare sul piccolo come tema principale. Altre cose che puoi fare è, ad esempio, nei temi argomentativi, il classico è, non so, ad esempio, le politiche green, ok? Prendi le politiche green come esempio, cosa si sta facendo in Italia, cosa si fa nel mondo, ok? Quindi dal piccolo, quindi se vuoi andare più nello specifico, cosa fa il tuo comune, più grande, cosa fa l'Europa, cosa su Greta Thunberg e Fridays for Future, tutte queste cose qua. Altra cosa che puoi fare, se no, è fare un percorso storico delle cose che sono state dette, cioè parliamo ad esempio delle politiche green. Cosa si fa? Prima non si faceva niente, c'è stato l'accordo di Parigi sul clima, Trump ha detto a me non interessa, adesso stanno rientrando. Breve esempio delle cose che possono essere, però questo può essere traslato su diversi ambiti. Quindi storicamente se è importante la questione, se lo sta diventando, perché non lo era, perché lo è diventato adesso. Una serie di cose su cui puoi parlare, oppure ad esempio eutanasia, perché era importante, quali sono gli avvenimenti, perché è importante, quali sono gli avvenimenti storici che hanno caratterizzato e portato alla discussione di una legge, quando un medico cosa deve fare, cosa non deve fare, come si deve interagire, come si deve comportare, cioè puoi toccare lo stesso argomento a diversi punti di vista.
senza necessariamente andare a intervistare i medici per strada e chiedergli: ma tu cosa ne pensi? Quindi questi sono solo qualche spunto su quello, ad esempio, io l'ho fatto sull'eutanasia, la tesina di bioetica. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, ti abbia dato qualche consiglio per buttare giù una bozza. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, commenta, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video.